Eccoci quasi al Fushimi-na lì. Perché non abbiamo un mappino noi? Vabbè, qua c'è l'Information Center, prendiamo un mappino magari. L'Information Center è un magazzino di roba. Che è successo all'Information Center? Si vede che sono delle castagne interessanti. Gente che non ci andava perché il conducente dell'autobus ti diceva andate a sinistra, sei a posto così. È diventato obsoleto. Oh, c'è un altro passaggino a livello che mi piace. Non so perché mi affascinano. Non so, sarà la pericolosità. Eh beh, qua è per forza. Sono comunque anche sul coin locker. Ma secondo me se entravi una mappina te la dava così buttata lì. Perché non sono dirti di no. No, no, cioè nel magazzinetto già va. Vabbè. Vedete, la strada è questa, contando quanta gente c'è. Ah, qua c'era la stazione nel caso avessimo preso il treno. Qua scende. Oh, ogni 5 secondi, basta. Basta, bacchette, basta. Basta, bacchette, ce l'hai già le bacchette col tuo nome. Sono penso da bambina, neanche da bambina, da bambina, perché sono sottili, corte e raffinate. Ma va bene. Vediamo qua il cambio com'è. 127,57. Non è male, 127,57 o no? No, era più era alto. Più alto, adesso sì. Non so se è sceso. Bisogna vedere com'è il cambio di oggi. Questi cosi orribili. Non c'è frutto. Questo è carino. No, sembra impagliato, mi fa impressione. No, mamma mia, sembra sofferente. Secondo me siamo in zona patacche, poi mi sbaglierò. No, queste non sono patacche, lo so, l'ho visto che non sono patacche. Oddio, no, belle, ma non penso neanche siano. Altri, non penso neanche siano in vendita. Non penso proprio. Te ne vai via di qua in armatura, tipo Hal. L'armatura da samurai. C'era un programma televisivo in cui davano un'armatura con un valore di circa 40.000 euro, mi pare. Sì, ma dovevi indovinare i cosa prezzi, valeva sì. Di più. Esatto. Non era ok il prezzo giusto, ma era un altro. Una cosa simile. Voglio quella cosa, non so cosa sia, ma la voglio adesso. Sapete cos'è? C'è un imbottino sulle bacchette qua. Non si può mangiare. E allora, perché ti vendono il cibo? No, vabbè, scherzo, te lo prendi qua e te lo mangi. No, però ricordiamoci che c'è un evento alle 2, quindi siamo forse appena in tempo. Ed eccoci qua. Finalmente una giornata di sole, ci sono sempre 5 gradi, non è che faccia caldissimo, ma è già un'altra cosa. È un posto veramente meraviglioso. Sono riuscita anche a scaricare la guida, quindi adesso mi sto ascoltando le descrizioni. Sempre tutto in inglese, in italiano neanche a morire, quasi quasi glielo proporrò. Faccio un preventivo per fare le guide tradotte in italiano. E dobbiamo cercare dov'è la zona degli eventi perché è quasi ora, andiamo a cercarlo. Direi che ci siamo, si comincia la scalata. È andato via il sole, quindi si schiata già dal freddo di nuovo. Alla fine la cerimonia l'abbiamo lasciata perdere a metà perché purtroppo non si poteva vedere più di tanto e ci continuavano a spostare, cioè si vedeva proprio che stavamo in mezzo alle balle. Però un amuleto lì cosa ci fa? E quindi abbiamo visto qualche minuto, c'era l'omino, una foto che continuava a far spostare la gente, quindi insomma che ci stavamo a fare? Qua sicuramente è molto affascinante perché poi ci addentriamo un po' nel bosco. Qua inizia forse a essere un pochino più intenso. Ah, bisogna andare dalla parte destra. E la gente va dalla parte sinistra, ottimo. Yogin bogo, yogin boya. Eccoci.
Ma questo mi piace, che è piccolino. Sì, questo mi piace. Quasi alto come me. Pensa a quegli altri 2 metri che si devono fare dei chilometri piegati. Quindi gente, non crescete troppo, ve lo dico. Se no non potete venire qua sotto i tori. Ah, che bello quando non c'è gente, guarda che meraviglia, eh? Vedere la foto? Vedere, bella, me la metto come foto profilo, guarda. Ecco, c'è di nuovo casino, ma non tutti arriveranno fino in fondo, forse. Signore anziane come Tarella. Guarda lì queste gambette, brave, brave, giovani le abbiamo già lasciate indietro. Io mi aggrego alle signore anziane perché mi sento un po' tra coetanee. Ci sarà un giapponese su 10, però tra l'altro, a proposito, abbiamo letto che, vabbè, qua siamo a Kyoto, ma a Tokyo praticamente una persona su 7 è straniero, quindi più del 10%, non so, 15%. Allora qua siamo in una specie di zona ristoro. Oh, proseguiamo. Allora, qua ci arrivano tutti. Yuhu. Ma qua le cose si fanno serie. Cos'è che succede? Non capisco. Allora, sono i costi dei... Cos'è? Non so. Te li compri? Non capisco. Bene come funzioni, cioè c'è scritto la prima esprime un desiderio, prima di tirare sulla pietra immagina il peso, se il peso che senti è più leggero del peso che hai immaginato il desiderio si realizzerà. Io vorrei salire qua, tutto su qua, ma Andrea non mi ci vuole far andare perché ci vogliono 2 ore. 2 ore? 2 ore. Non arriva mai più. Mai più. Noi siamo qui. Da qua siamo arrivati qua col doppio, la doppia sezione di tori, abbiamo passato lì. Adesso se noi facciamo così, arriviamo in cima al monte e poi scendiamo. Dai, facciamone un pezzetto, possiamo riscendere, no? Gente, se non ci sentite più, qualcuno trova questo video in questa macchina. Siamo morti nell'intento di percorrere tutti i tori. No, vabbè, però perlomeno qua c'è meno gente. Adesso giriamo per questi tempi qua che non ho ben capito. Allora, uno di là, allora 150 metri di qua. Questo è quello che abbiamo visto forse prima. E di qua questo a 400 metri. Non lo so, dai, andiamo a vedere questo che ha 150 metri. Tanto vi faccio vedere i tori, la varie prospettive. Ma siamo proprio sul monte, eh? Stiamo scalando fondamentalmente un monte, cosa che a me piace molto fare. Andrea, più o meno. E per più o meno intendo no. Dice che è per il monte. C'è una cosa a 150 metri qua, diceva. Qua tutti i fogliettini sfigati. Andrea dice che è già stanco, ma intanto guarda come fa con quelle gambe lunghe. Accidenti a lui. Faccio le gambette corte. Jingu, dai. Dai. Piace questo. Ma perché c'è gente che cerca di prendere la palla? Ma che roba.
il fatto che sia in mezzo a una montagna mi dà più fascino, in effetti. E questo è quello vicino. No, alla faccia di Arashiyama, comunque qua ce ne sono di bambù, eh. Ci sono anche Ritz e Glad. Sì, vabbè, ma a parte quello, guarda, non sarà appunto come Arashiyama, però nel dubbio, se non avete tempo e dovete decidere tra una cosa e l'altra, venite qua che un po' di bambù ci sono.